Sì, diciamo che penso che fino al settantesimo, così, fino a quell'occasione del Cellini quasi per il 2-0, penso che la partita l'avevamo in mano noi, anche perché loro non è che avevano creato più di tanto. Diciamo che dopo fatto il gol del pareggio, loro hanno preso fiducia, hanno cominciato ad attaccare, poi invece c'è stata l'espulsione, il rigore, l'ennesimo, e questo ci ha messo un po' in difficoltà, e poi alla fine il pareggio penso ci sia andato bene. Diciamo ci sarà anche sfortuna, però 4 rigori contro per 4 gare di fila e 2 espulsioni mi sembrano un po' troppe, però dobbiamo giocare anche contro queste cose, cercare di andare di là di questi episodi, e già sabato contro Frosinone ci sarà una partita determinante. E se si dovesse vincere con Frosinone è un bel passo verso la salvezza, se si dovesse pareggiare o perdere si rientra nella bagarre, anche perché tutte le squadre sono dietro. È vero anche che sabato ci sono degli scontri diretti tra Triestina e Modena e Vicenza-Padova, però noi non dobbiamo guardare le altre, tanto che possiamo ancora guardare noi stessi, fare la corsa su noi, perciò penso che è giusto guardarci bene in faccia e cercare di portare a casa questo risultato. Sono tosti anche perché noi abbiamo scontro diretto con Frosinone sabato, poi andiamo a Lecce, che giù là sarà durissima, poi abbiamo casa la Salernitana, anche se è già retrocessa, però non penso che vada in giro a regolare punti. E poi se ti trovi lì in situazioni che devi vincere per forza, anche questa partita qua potrebbe diventare semplice, diventa difficile. E poi le ultime due partite sono due scontri diretti con Padova e Regina, e lì devi cercare almeno di essere un po' fuori dai giochi.